eliminare le tensioni dal corpo e a livello energetico e anche a lavorare sulla flessibilità di tutto il nostro corpo. Iniziamo prendendo dei supporti, se normalmente li utilizziamo per la nostra pratica, e li possiamo tenere vicini a noi, altrimenti possiamo tranquillamente praticare anche senza l'utilizzo dei supporti. Iniziamo sistemandoci in cima al nostro tappetino. Apriamo bene le dita dei piedi. Sentiamo l'appoggio di tutto il corpo sulla pianta del piede, talloni, lati, polpastrelli. I piedi sono vicini fra di loro, paralleli. Muscoli delle gambe, dei glutei e dell'addome attivo, la colonna con la sua curva naturale, le spalle morbide e basse. Chiudiamo un attimo gli occhi, portiamo una mano sul petto, l'altra sull'addome. Sentiamo il nostro respiro che entra ed esce dalle narici, riempie i polmoni, la nostra gabbia toracica si allarga, si distende e il respiro scende giù nella nostra pancia, che si distende e si allarga contro il palmo della nostra mano. Espirando, il movimento riparte proprio dal nostro addome. L'ombelico stavolta si ritira verso la colonna. Diaframma si solleva, accompagna fuori il flusso del nostro respiro. E la gabbia toracica si abbandona e si distende. Chiudiamo gli occhi e ascoltiamo solo il nostro respiro. Se vogliamo possiamo praticare il nostro respiro Ujjayi. Entrare in contatto col suono e il rumore dell'acqua, dell'onda, della nostra gola. Cerchiamo di liberare la nostra mente con ogni espirazione. Cerchiamo di creare vuoto, spazio nel cuore, nella mente, nel respiro, per poter accogliere quanta più aria fresca, energia pulita possibili. Cerchiamo di inspirare calma e tranquillità e di lasciare andare preoccupazioni, ansie. Tutto quello che in questo momento non è di aiuto o necessario alla nostra pratica. In un inspiro portiamo le braccia sopra la testa, distendiamo bene la colonna verso l'alto, se vogliamo possiamo sollevarci sulle punte dei piedi, le dita delle mani spingono in alto, possiamo prendere Kali Mudra, quindi incrociamo tutte le dita, lasciamo a contatto solo i polpastrelli degli indici, spingiamo in basso le spalle, in alto gli indici ed espirando lasciamo andare, palmi delle mani rivolti verso l'esterno. In un inspiro cerchiamo di aprire il petto in avanti e verso l'alto, liberiamo il cuore, il respiro da tutti i pesi, da tutti i dolori che possiamo avvertire, apriamoci con fiducia all'universo, alla vita e espirando flettiamo leggermente le ginocchia. E ci chiudiamo in un abbraccio, il mento si avvicina all'esterno, la colonna si curva, creiamo spazio fra le nostre vertebre, la cima della testa spinge verso il basso, lasciamo colare fuori ogni pensiero, preoccupazione. Ancora inspiriamo lentamente, distendiamo la nostra colonna, apriamo di nuovo il petto, il cuore in avanti, inspiro. Ed espiro di nuovo, mi chiudo per un abbraccio e per liberarmi dai pesi di troppo. Lentamente, inspiro e mi risollevo, ancora inspiro sulle braccia e espiro, piego le ginocchia, piego i gomiti, avambraccio a contatto, scivolo in avanti cercando di avvicinare come sempre la pancia alle cosce. E giù in Uttanasana. Inspiro, mi porto in Ardha Uttanasana, distendo le gambe, allungo la schiena in avanti.
avanti e eventualmente poggio le mani su dei supporti. L'addome è sempre attivo, l'obelico in dentro, creo spazio in questa zona. Ed espiro, scendo, se voglio, morbida con le ginocchia. Ancora inspiro a lungo, spingo indietro con i glutei, vado a scaldare, a far lavorare i miei scrupolari. Espiro, mi chiudo. Ancora un inspiro, sto qui, se voglio porto le mani sotto le ginocchia, spingo indietro con le spalle, in avanti con la cima della testa. Ed espiro, mani a terra, due passi lunghi indietro, vado in panca. Attivo bene l'addome, i talloni spingono verso il basso, premo con le mani il tappeto lontano da me ed espirando andiamo direttamente in Adho Mukha. Possiamo flettere chiaramente le ginocchia, come sempre, premiamo bene con le mani a terra, attiviamo tutti i muscoli delle braccia, delle spalle, ruotiamo indietro, le spalle, muoviamo un attimo il collo a destra e a sinistra per scioglierlo. E piano piano iniziamo a distendere una gamba dopo l'altra, portando il tallone verso terra. Se voglio qui posso andare a muovere anche un attimo il bacino o le spalle. Cerco di seguire, assecondare quello di cui il mio corpo ha bisogno in questo momento. Inspiro sulle punte dei piedi. Espiro, guardo l'ombelico e provo a scendere qui talloni verso terra. Ancora inspiro su. Espiro, scendo. Ancora un inspiro, salgo. Espiro, scendo. Il prossimo inspiro, guardo fra le mani e porto in avanti il piede sinistro fra le mani. Piede dietro, ruota 90 gradi e mi sollevo in Virabhadrasana 2. Da qua stendo la gamba davanti, faccio come per afferrare qualcosa davanti a me. Ed espirando scendo per Trikonasana, braccio destro sale verso l'alto, lo sguardo a terra o verso la mano, verso il soffitto. Come sempre posso utilizzare un supporto per appoggiare la mano o posso lasciare la mano sulla tibia o se voglio posso afferrare con l'indice medio l'auce. Posso sperimentare tutte le varianti che voglio, cerco di continuare ad aprire bene il mio cuore, il mio respiro. E di sentire questi punti di appoggio, la stabilità dell'unione di corpo, mente, spirito, la figura stabile. E respiro, riporto le mani a terra per un attimo, ruoto il piede dietro in avanti, anche qua se ho bisogno cerco dei supporti, altrimenti appoggio le mani a terra e ripasso per la mia panca. E da qua, subito in Adho Mukha, spingo gli ischi verso l'alto. Sto qui, premo bene con indice, pollice, mignolo delle mani a terra. Rivolgo lo sguardo all'ombelico. Cerco di sentire se ci sono differenze fra il lato destro e il lato sinistro del corpo. L'addome in dentro, creo spazio. E al prossimo inspiro, stavolta la gamba destra, piede destro, scivola in avanti. Piede dietro, ruota 90 gradi, vira 2. Ruoto le spalle, verso il basso, indietro. E vado a distendere stavolta la gamba destra. Inspiro, mi allungo in avanti. Espiro, scendo come sempre alla tibia, alla caviglia. Sono supporto, adatto la mia pratica a me. Ed espiro, sto qui, vado in torsione, sento la torsione del mio bacino, del mio addome. Apro bene il petto, spingo indietro la spalla. Posso guardare in basso, questo mi aiuterà a mantenere l'equilibrio. Cerco di respirare nella posizione dell'asana. Espiro, riporto le mani a terra.
piede dietro ruota, lungo la schiena e passo di nuovo in panca. Addome attivo, premo bene con le mani, dita larghe, il tappeto lontano da me. Questa volta porto a terra prima i talloni, piego i gomiti, li tengo vicini al corpo, scivolo con il petto in mezzo alle mani, appoggio anche il mento e inspirando distendo le gambe e vado ad aprire il petto verso l'alto, in avanti, davanti a me, mio piccolo cobra, spingo indietro le spalle e da qui scendo, mi porto in appoggio sulle mani, mi sollevo, apro le ginocchia alla larghezza del tappeto, i piedi rimangono uniti fra di loro e ci portiamo in questa variante di Balasana, quindi scendo indietro con i glutei sui talloni e distendo le mani in avanti, cerco di appoggiare la fronte a terra, ma non supporto, vado a distendere tutti i muscoli della schiena. Cerco di allungare tutto il tratto lungo sacrale, di distendere bene le spalle, di portare attenzione al punto di contatto della mia fronte con il tappeto, a sentire il respiro nell'addome, portare attenzione all'interno. Da qui in un inspiro ci portiamo in posizione quadrupedica, quindi le tibie parallele fra di loro, ginocchia sotto le anche, polsi sotto la linea delle spalle, ci sistemiamo bene e nell'inspiro facciamo partire il movimento come un'onda dal nostro coccige che si solleva verso l'alto, l'addome scende verso il tappeto, spalle indietro, apro lo sguardo in avanti. Espirando il movimento riparte dalla zona del sacro che spinge in basso, ombelico verso la colonna, srotolo la mia colonna vertebra dopo vertebra e qui quando mi trovo in questa posizione avvicino il mento allo sterno e premo forte con le mani il tappeto, vado proprio a sentire spazio e movimento nella parte alta della schiena e ancora inspiro continuo al ritmo del mio respiro per altre tre volte. Mi fermo al centro. Adesso vado a disegnare dei cerchi con tutto il mio corpo, tre da un lato e tre da un altro. Immagino di essere avvolto da un cilindro e di voler toccare tutte le pareti. Quindi il movimento della schiena è lo stesso, ma vado a muovermi anche lateralmente. Piegando ovviamente un pochino i gomiti. Vado a sciogliere ogni tensione nella mia schiena e nella mia colonna per lasciare spazio all'energia di fluire liberamente. Andiamo a risvegliare il nostro sistema nervoso. E ci fermiamo al centro da qui, incrociamo i piedi e ci andiamo a sedere. Distendiamo la schiena a terra, manteniamo le gambe piegate, le punte dei piedi rivolte leggermente in dentro, l'apertura è la stessa più o meno del bacino, le spalle sono basse, i palmi delle mani premono a terra così come i nostri piedi. In un inspiro attiviamo i muscoli delle gambe, dell'addome, dei glutei e della schiena e premiamo forte con le mani e piedi a terra. Andiamo a sollevare il bacino verso l'alto, permettiamo di distendere questa zona, di aprirla, di farla respirare. Eventualmente anche lo sterno si avvicina al mento, noi cerchiamo di guardare il soffitto senza muovere la nostra testa.
Possiamo incrociare le dita delle mani eventualmente sotto i glutei, cercando di portare un pochino di più di apertura a questa zona frontale. Se questo è troppo intenso, andiamo semplicemente a posizionare un blocchetto all'altezza che preferiamo sotto il nostro sacro. Quindi possiamo sperimentare anche alcune varianti di questa posizione. Rimaniamo qui per qualche respiro ancora. Ed espiriamo, scendiamo. Avviciniamo le ginocchia al petto. Cerchiamo di spingere contemporaneamente con la zona sacrale verso il tappeto, allungando la schiena. E andiamo ad aprire le ginocchia verso le ascelle. Possiamo dondolarci anche un attimo a destra e a sinistra se vogliamo. Ok, da qui andiamo a disegnare dei piccoli cerchi con le nostre ginocchia. Anche qui, tre da un lato e tre dall'altro. Riportiamo le ginocchia unite fra di loro, piedi al tappeto, apriamo le braccia a candelabra, abbassiamo bene le spalle ed espirando lasciamo cadere le nostre gambe così come sono verso sinistra, rivolgendo lo sguardo a destra. Andiamo a massaggiare tutta la nostra colonna, i nostri organi addominali. Inspiriamo, torniamo al centro. Prendiamoci un attimo per ritrovare una posizione neutra. Ed espirando, scusate, ho dovuto togliere il blocchetto. Andiamo a far cadere stavolta le ginocchia verso destra e lo sguardo a sinistra. Le spalle rimangono a contatto con il tappeto. Sono solo le ginocchia che scivolano, non importa se non arrivano a toccare terra. Proviamo a sentire cosa succede nel nostro corpo in questa posizione, quali sensazioni avvertiamo nell'addome, nella parte bassa della schiena. E ritorniamo al centro. Distendiamo le gambe in avanti, rimaniamo pure con la schiena ben appoggiata a terra e andiamo ad afferrare i gomiti opposti con le braccia sopra la testa. Prendiamoci un attimo per sentire l'allungamento della nostra colonna e ora andiamo a camminare con le gambe mantenendo fermo il busto verso destra. Andiamo ad allungare tutto il fianco sinistro. La caviglia destra si aggancia sopra la sinistra. Le spalle rimangono ferme, attaccate al nostro tappeto. Se vogliamo aumentare l'intensità, andiamo a spostare anche le nostre braccia e la parte superiore del busto verso destra, cercando però di mantenere sempre le spalle ben appoggiate al tappeto e i gomiti ben aperti. Respiriamo profondamente qui. Andiamo a distendere anche la parte laterale del nostro corpo, a cui dedichiamo spesso troppa poca attenzione. Ritorniamo prima con le braccia e poi anche con le gambe. Fermiamoci un attimo in posizione neutra per percepire
come avvertiamo il nostro corpo, il lato destro e il lato sinistro, dove sentiamo più apertura, più libertà, più distensione, dove meno. E ora andiamo a spostare i nostri piedi verso sinistra. Sono solo le gambe che si muovono. E la caviglia sinistra stavolta va ad agganciare la destra. Andiamo a distendere tutto il lato destro del corpo stavolta. Se vogliamo, come prima, aumentare l'intensità, andiamo a spostare anche le nostre braccia, le spalle verso sinistra, cercando di non chiuderci in questo modo, ma di rimanere indietro, con i gomiti, con le spalle appoggiate al tappeto. Proviamo a chiudere gli occhi e a sentire cosa accade nel nostro corpo. Accogliamo ossigeno nei tessuti, nei muscoli. Espirando, immaginiamo che qualsiasi tensione venga liberata proprio attraverso questa nuova apertura, questo canale che stiamo aprendo. Scegliamo le gambe. Riportiamo allineato prima il busto e poi anche le gambe e lasciamo scivolare le braccia lungo i fianchi, apriamo un pochettino le gambe, i piedi cadono verso l'esterno e rimaniamo in ascolto, in Shavasana. Cerchiamo di osservare e percepire il nostro corpo, di capire cosa è cambiato rispetto a qualche minuto fa, quando ci siamo fermati col nostro respiro sul nostro tappeto. Lasciamo scorrere ogni immagine che può presentarsi nella nostra mente, senza giudizio, senza attaccamento. Lasciamole scorrere come le nuvole nel cielo. E abbandoniamoci semplicemente al nostro essere, all'unico momento che possiamo vivere davvero, al presente. Io come sempre spero che questa pratica vi sia stata utile, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E vi ricordo che potete seguire anche la pagina Facebook e il mio profilo Instagram. Ci vediamo al prossimo video. Namaste.